La gestione personale, dal mio punto di vista, che è stato il momento in cui io mi sono allontanato da Cesare, perché ho detto mi sono stancato, consiste proprio nel fatto che lui, nel momento in cui ha cambiato idea, sulla non ha ritenuto di venirlo a discutere nel gruppo, non di maggioranza, attenzione, perché in questo caso non siamo più maggioranza, ma siamo un gruppo che corre in vista delle prossime elezioni, nel quale tu, Rosario Caruso, sei un candidato consigliere come me. Quindi perché il candidato sindaco era un altro. Il sindaco lo dobbiamo scegliere. Sì, allora, ma c'era questo accordo su Cesare. C'era l'accordo su Cesare che è stato confermato, te lo ripeto, la domenica prima della Domenica delle Palme, il venerdì prima della Domenica delle Palme. Se lui ha cambiato idea, allora doveva ritornare in quella riunione, e io l'ho invitato anche pubblicamente, e doveva dire: io ho cambiato idea, ti giuro Amedeo che io non avrei chiesto nemmeno la motivazione, non mi interessa. Però avremmo saputo chi era, secondo lui, il candidato sindaco, poi ognuno di noi, nella propria individualità, autonomia, avrebbe deciso se partecipare o non partecipare, perché questa si chiama democrazia. Le firme, la responsabilità della venuta del commissario, che ripeto, sulla questione noi a Serra Fontana dobbiamo essere molto tranquilli, perché Amedeo è tutto fatto. Le scuole ce le abbiamo in sicurezza fino all'anno prossimo. I pontili del porto di Sant'Angelo stanno a mare. La gara della spazzatura è stata affidata. L'area ecologica sta a posto. Il plesso scolastico a Fontana, che è stato chiuso per un anno per la ristrutturazione, l'abbiamo. No, l'ha riaperto. La biblioteca la stanno facendo. Io chiederò al commissario di inaugurare quella biblioteca, perché effettivamente lì abbiamo fatto, fermo restando che si è impegnata Irene Iacono di prima persona, però come ho detto prima, la delibera che ha armato Irene, l'ha firmata Cesare Mattera, l'ha firmata Aniello Mattera, se c'è qualche atto che è passato dal Consiglio, l'ha approvato Daniele Trofa.